Eccoci insieme cari telespettatori. Allora, incominciamo con quest'oggi un'altra serie dedicata ai diritti dei cittadini consumatori. Tutti i nostri diritti sono tantissimi, ma bisogna farli valere, soprattutto in certi ambiti, che magari sono quelli più scontati, più banali, più frequenti della nostra vita, che però, ci possono riservare delle spiacevoli sorprese, a volte situazioni anche molto pesanti. E siccome nella vita ci sono sempre tante difficoltà, se a queste ce ne aggiungiamo anche altre, tutto diventa estremamente faticoso, faticosissimo. Per fortuna ci sono le associazioni di consumatori, per fortuna c'è ADOC Veneto con tutte le sedi provinciali che ci può dare una mano, purché voi prima possibile vi rivolgiate presso i loro sportelli, perché se aspettate troppo tempo, poi, ahinoi, non sempre è possibile risolvere diverse soluzioni. Per affrontare i diversi temi che andremo a cercare di risolvere di volta in volta, abbiamo con noi il presidente regionale Sergio Taurino, presidente ADOC Veneto, ben arrivato qui con noi. Ben Buongiorno Elena, buongiorno ritornato, telespettatori. ben Grazie, ritornato. grazie, grazie. Allora, voi da tantissimo tempo, tantissimi anni, secolari, siete presenti a livello nazionale e territoriale in ambiti abbastanza disparati, però sostanzialmente i nuclei che andremo ad affrontare sono quelli della telefonia mobile, perché adesso di fisso c'è ben poco, del credito al consumo, delle energie, ricordiamoci Mercato Libero che entra tra poco, poi faremo anche un altro appuntamento con finanziari e quant'altro, insomma cercheremo di sviluppare, questi sono i nodi cruciali, ricordando che qualsiasi altra questione voi la affrontate con i vostri legali, giusto? Certo. Allora, due parole proprio su ADOC Veneto, per capire che servizi offre, come vi rivolgete, come siete organizzati. Bene, intanto ti ringrazio Elena per questi inviti. ADOC Veneto praticamente come regionale, ADOC regionale è nata nel 98. Quindi abbiamo delle strutture, la struttura regionale a Mestre e poi le strutture provinciali nei capoluoghi di provincia. Sono sette, per cui strutture Possiamo vedere anche provinciali. la slide dove, che ci dà le indicazioni degli indirizzi, province di Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con le varie sedi. Con le varie Prego. sedi. Poi nell'ambito provinciale ci sono dei presidenti anche bravi che riescono anche a uscire fuori dal capoluogo di provincia e a portarsi a vari recapiti nella zona provinciale, aprendo degli sportelli, diciamo, di poche ore, però raccogliendo le pratiche che poi dopo vengono evase a livello di sede provinciale. Quindi bisogna iscriversi innanzitutto ad ADOC Veneto, giusto? E Sì. una volta che si è iscritti si può chiedere supporto, ecco qua. Ecco, l'iscrizione praticamente è il punto di partenza, ma è anche, come dire, il supporto dei consumatori, diciamo, al nostro lavoro, l'iscrizione. Siete tutti Chiaramente, volontari. per i volontari, perché noi, almeno ad Occo Veneto, si pregia di avere solo dei volontari. Per adesso non abbiamo ancora personale, ma magari può darsi che più avanti potremo anche munirci di personale, però queste persone, questi volontari non sono, sono sempre formati regolarmente, fanno due corsi di formazione all'anno sulla telefonia, sull'energia, cioè sui vari argomenti del consumerismo. E praticamente costituiscono l'ossatura, diciamo, noi siamo dentro le sedi WIL, per cui essendo una costola, essendo stata creata dal sindacato WIL, poi dopo ha portato avanti tutte quelle che sono le tematiche del consumerismo attraverso l'associazione ADOC, che addirittura è nata nell'88 a livello nazionale e che poi dopo in Veneto è nata nel 98, noi abbiamo l'atto costitutivo che data novembre 98. Per cui sette province, sette sedi provinciali, poi ci sono vari recapiti e in questi recapiti, nelle sedi provinciali, noi accogliamo, chiaramente Covid permettendo, accogliamo i consumatori che vengono Quindi a meglio raccontarci le telefonare loro prima. storie. Chiaramente noi, beh, da 2 anni a questa parte sicuramente per motivi chiaramente Tecnici, diciamo così. abbiamo bisogno che i consumatori magari ci contattino così possiamo scaglionare,
se è possibile fisicamente, se no altrimenti abbiamo la modalità online, cioè quindi iscrizione online e sito con i recapiti telefonici e anche i recapiti mail, dove ci vengono indirizzate tutte le lamentele dei consumatori. Poi dopo ognuno abbiamo un form di contatto sul sito Ad Hoc Veneto, dove ogni consumatore, mettendo i suoi dati, viene poi dopo ricontattato da noi e poi dopo ci si fissa un appuntamento oppure ci si fa portare la documentazione online in base a quelle che sono le esigenze. Tieni presente, Elena, che molti consumatori, diciamo prede, molte prede dei consumatori sono anziani, fasce sociali più deboli, tanto, e che quindi hanno bisogno anche, non hanno magari i mezzi e gli strumenti informatici, per cui avrebbero bisogno sempre di assistenza o in loco oppure altrimenti fisicamente, perché se devono raccontare la loro storia magari non hanno neanche gli strumenti per poterla raccontare. Ecco, a questo proposito noi abbiamo dato, come vedete in sovrimpressione sempre sotto l'immagine del Presidente, la mail, c'è poi il sito, per carità, ma quello è anche facile da trovare, ma c'è anche, come vedete, il telefono proprio per chiamare le sedi negli orari d'ufficio naturalmente e per chiedere informazioni per coloro che non sono informatizzati, come c'è gli anziani, possono essere purtroppo delle vittime privilegiate di tanti raggiri e truffe ed è così, però magari sono quelli anche che non sempre hanno questa grande facilità o possibilità, come giustamente ci sottolineano alcuni, di avere internet, perché non è gratis per tutti. E a questo proposito giro subito una richiesta da parte di un telespettatore molto anziano che ha scritto una bella lettera chiedendo: ma perché le associazioni di consumatori non fanno richiesta a livello governativo che tutti gli anziani, visto che adesso ci sarà la SPID, no? Obbligatorio per tutti, possono avere gratis almeno la linea internet di base, quella è davvero una cosa che potrebbe essere interessante, ha ragione anche la stessa, perché visto che bisogna essere informatizzati, però se uno non ha soldi manco per arrivare alla fine del mese, come può fare poi per abbonarsi anche a internet, no? Ecco, io penso che questa esigenza mi è stata rivolta anche da altre categorie, non solo gli anziani ma anche categorie sociali diciamo disagiate, proprio la connessione. E la connessione penso che sia l'ABC ormai, sì, come per la buca delle lettere. Ma sia anche la battaglia madre, dovrà essere la battaglia madre di quello che sarà la nostra capacità di poter dare consulenza, ma anche nello stesso tempo difesa. Perché noi possiamo dare anche informazione, fare informazione, perché ci sono i media, ci sono vari media, adesso ci sono i social. Sicuramente no, la connessione è proprio quello scatto in più per poter riuscire ad avere veramente tutte le assistenze possibili, le forme di assistenza possibile, compresa anche quella che sia dell'orientamento. Io oggi con te, quando mi farai magari mi farai certe domande, sicuramente quello che voglio dire ai telespettatori, ma lo dirò anche in varie altre situazioni, è che le associazioni dei consumatori hanno fatto un percorso, non le ha fatte solo Ad Hoc, le hanno fatte altre associazioni. Il percorso è quello di dire: bene, siamo nati come difesa del consumatore, no? Poi ci siamo evoluti anche oltre a difesa come orientamento. Guarda caso, Ad Hoc significa associazione difesa e orientamento dei consumatori. Quello che dico io, il terzo step non deve essere solamente difesa e orientamento, ma proprio un approccio anche, come dire, molto più diretto nel poter cercare anche di formare un consumatore che sia consapevole già nelle sue scelte, certo, e che possa facilitare il nostro compito, perché da noi arrivano già quando è successo il bravissimo fatto. Allora qua mi allaccio subito. Consapevole nelle proprie scelte, allora andiamo a monte. Se parliamo di compagnie telefoniche, questo diventa già subito fondamentale, perché bisogna saper scegliere, ce ne sono tantissime, veramente si viene bersagliati da informazioni di ogni genere, allettamenti, sconti, proposte, offerte, iPhone a prezzi scontatissimi, telefoni,
Allora, cosa si può fare? Primo step, visto che bisogna essere consapevoli nelle proprie scelte. Adoc, cosa dice? Adoc dice... Adoc... scusate. Adoc dice questo, che in ogni caso il consumatore può rendersi protagonista, no, orientando le scelte dei gestori. Come? Comportandosi virtuosamente, prima di tutto. Cosa significa comportarsi virtuosamente? Comportarsi virtuosamente significa prima, no, informarsi bene su quello che stai acquistando. Ti devi informare bene. Come fai ad informarti bene? La prima regola è non agire d'impulso e non quando ci sono quelle offerte imperdibili, le chiamano offerte imperdibili, no? Mettono anche la scrittina rossa che lampeggia, offerta imperdibile, no? Bisogna andare a vedere quali sono le condizioni contrattuali che regolano quell'offerta, perché la cosa fondamentale è che se io riesco in anticipo ad intercettare l'offerta e a capire quali saranno le conseguenze di quell'offerta, io ho fatto già tre quarti del lavoro dell'associazione dei consumatori e il presidente Taurino comincia a dire: beh, vado in pensione, perché vuol dire che già il consumatore ha dato già un input al venditore. Però questo mi fa già capire che guardarsi queste benedette condizioni non è da tutti. Sì, ci siamo visti un minuto prima della trasmissione e la mia preoccupazione era quando mi avresti chiesto di cosa sta succedendo nel mondo della telefonia. Sta succedendo che, rotto il monopolio, no? Finito l'oligopolio di 3-4 compagnie, adesso stanno cominciando ad estendersi ad altri venditori. Quindi altri venditori si presentano sul mercato. Quali sono i pro, quali sono i contro? Operatori di telefonia si chiamano. Quali sono i pro e i contro? I pro sicuramente che in un mercato libero, no, cominciamo a trovare delle offerte che veramente risultano vantaggiose. Se pensi che quando ero io 20 anni fa, che ho avuto il primo telefonino, pagavo 1700 lire al minuto per fare una telefonata, no? Oggi magari con pochissimi soldi, con un buon abbonamento, eccetera, si possono avere delle offerte. Questo è il pro, ma il contro? Il contro, suspense. Pubblicità. Allora dovete sapere il contro, perché bisogna stare molto molto attenti, quindi dovete restare assolutamente con noi. I contro ne parliamo dopo, tra poco.